Ora si registrerà la conferenza. Allora, sto registrando. Vai, chiudi la porta. Scusate, ma siamo tutti qua da 20 giorni, cominciamo a sclerare. Allora, io farei una piccola introduzione brevissima e poi lascerei la parola alle colleghe, a Marta Rodiani, che è la referente di Plesso e nonché il prossimo anno anche docente di una classe prima. Marta parlerà un po' di questo Plesso, che è il Plesso di Canonica. Dopodiché consiglio a tutti di andare a vedere, sul nostro sito ci sono dei link a dei brevi video che sono stati girati l'anno scorso, che fanno proprio vedere un po', sono video di qualche minuto, durano insomma al massimo una decina di minuti, su quelle che sono le attività, come i bambini stanno all'interno delle classi, fanno vedere un po' il plesso, anche per avere appunto un'idea di come è strutturato. Forse magari alcuni di voi già lo conoscono perché hanno avuto altri bimbi che hanno frequentato, altri fratellini, e quindi già sono perfettamente a conoscenza. E vi ricordo sempre che le iscrizioni, per chi ancora non l'avesse fatto, sono online, sono aperte dal 4 di gennaio fino al 28 gennaio alle 8 di sera. Queste, a differenza delle scuole dell'infanzia, non le gestiamo noi, sono gestite a livello nazionale dal Ministero, quindi il 28 gennaio alle 8 di sera scade la possibilità di iscrivere i bambini e poi solo in casi rari si possono fare iscrizioni, diciamo, fuori tempo massimo cartacee, perché come sapete le iscrizioni gestite a livello diciamo centrale servono proprio per poi avere la richiesta di organico e il numero di classi che si possono attivare nel prossimo anno. Quindi insomma vi consiglio, chi non l'avesse già fatto, di farlo, anche se vuole aspettare questi open day che ci saranno oggi, domani. E abbiamo deciso anche di fare un ulteriore open day per il plesso del Fiano, che sarà mercoledì 19, perché era l'unico plesso che aveva fatto un open day in presenza, perché l'aveva fatto prima delle vacanze di Natale, però si erano presentate pochissime persone, quindi abbiamo deciso di farne comunque anche uno online per mercoledì, quindi se volete potete poi anche assistere a quello di mercoledì, e domani ci sarà alla stessa ora, a un altro link che metteremo sia sul sito aperto a tutti che sulla pagina Facebook. Anche quello sarà poi aperto a tutti. Questa piattaforma riesce a gestire 250 persone, quindi non penso ci arriveremo, però lo facciamo per questo motivo. Cosa dirvi? Il plesso Carducci è un plesso appunto storico, è un po' fuori, come ben sapete, dalla segreteria, dal centro, che è quello che insomma dove stiamo, dove sta la segreteria, dove sto io e dove sta la scuola secondaria primo grado. È un bellissimo istituto perché comunque sta vicinissimo al parco di Canonica, ottimi docenti, bellissime attività, e io le sensazioni che ho, anche il plesso, devo dire la verità, è un plesso, per quello che sono i plessi scolastici in Italia, è anche un plesso diciamo abbastanza moderno, con delle aule molto ampie, dei laboratori, abbiamo un atelier creativo digitale all'interno dove si possono fare attività di robotica e quant'altro, e ha una sala mensa molto grande più alcune sale mense un po' più piccole, una bella palestra che condividiamo nel pomeriggio con le associazioni di sportive di Certaldo. Da parte mia devo dire la verità, posso solo dire che quella, che tutte le attività che si fanno all'interno sono attività di grande qualità. Abbiamo sia un tempo normale, che quindi soltanto mattutino, che un tempo prolungato che arriva fino oltre le 4 di pomeriggio.
avete la possibilità di scegliere o l'uno o l'altro. Tendenzialmente ci attiviamo quasi sempre, poi Marta mi correggerà, attiviamo di solito tre prime classi normalmente negli anni. Se non sbaglio, una a tempo normale, diciamo, e due a tempo pieno, o il È contrario. giusto. No, no, è giusto. Due È tempi giusto. pieni e un tempo normale. È un tempo normale. Questo, diciamo, fondamentalmente è quant'altro. L'attività nella mensa in questi anni col problema del Covid sono state, diciamo, contingentate abbastanza. Cioè, nel senso abbiamo dovuto fare dei turni, distanziarli, però mi sembra che i ragazzi e le ragazze, insomma, si sono adattati molto facilmente anche a questa nuova gestione. Quindi da questo punto di vista non ci sono state grandi problematiche. La mensa da quest'anno verrà gestita attraverso una piattaforma che il comune ha messo in accordo, ha fatto un accordo praticamente con questa società ed è tutta gestita a livello informatico attraverso un'app che si scarica sul cellulare o attraverso PC. E questa vi permette appunto ogni mattina di selezionare o deselezionare se il bambino sarà a mensa o meno e da lì poi vengono scalati i costi della giornata della mensa. A noi ci ha permesso di eliminare tanta burocrazia e tanta carta e anche mi sembra che anche la gestione da parte del comune, insomma, è stata molto snellita. Per quanto riguarda i pulmini, sapete che anche questo sono pulmini che sono dati in mano al comune, anche quelli sono di gestione del comune e quindi le domande anche così come per la mensa, anche per i pulmini. Lo scuolabus si fanno attraverso il comune. Per quanto riguarda invece l'accoglienza, quello che si chiama anche prescuola, cioè quello i bambini che per motivi di lavoro dei genitori sono costretti ad arrivare prima, o i bambini che arrivano ai pulmini, quella la scuola apre le classi, apre il plesso e grazie all'aiuto di operatori, anche questi che vengono gestiti dal comune attraverso delle convenzioni e all'associazione dei genitori di Certaldo si riesce a tenere quel quarto d'ora, 20 minuti col dovuto distanziamento in palestra i bambini che arrivano prima, di modo poi da poterli smistare quando arrivano i docenti nelle classi. Cioè, questo è proprio un'idea di quello che può essere diciamo, l'organizzazione di un plesso come quello di Canonica. Per le cose specifiche, la progettazione e quant'altro, io passerei prima la parola alla nostra referente di plesso, nonché anche mia collaboratrice, che è Marta Erodiani, che oltre appunto a essere collaboratrice, come dicevo prima, è referente, il prossimo anno, dato che quest'anno finisce una classe prima, avrà anche, finisce una classe quinta, avrà una classe prima, quindi sarà una delle docenti di una delle tre classi prime. Ti passo la parola molto volentieri. Sì, d'accordo. Allora, gran parte di quello che c'era da dire, diciamo, l'hai già detto, però ecco, magari mi addentrerò un po' più nei particolari, diciamo così, nella descrizione del plesso. Allora, il plesso di Canonica Certaldo credo sia conosciuto da tutti, anche perché vedo e conosco molte persone, so che molte persone scriveranno ai bambini, ma hanno avuto fratelli o sorelle da noi più grandi, quindi già conoscono il plesso. Il plesso è nato alla metà degli anni Ottanta e all'inizio, insomma, era la scuolettina di periferia, diciamo così, ospitava solo 5 classi. Invece attualmente abbiamo 15 classi e quindi siamo il plesso più grande di scuola primaria di Certaldo. Come diceva prima il preside, abbiamo 15 classi, per ogni fascia abbiamo due tempi pieni e un tempo normale. Anche le quinte che escono sono 2 tempi pieni e un tempo normale. La tendenza in generale negli anni è sempre stata questa. Poi chiaramente dipenderà, da dove iscrivete i vostri figli, quale tipo di tempo scuola sceglierete. Vediamo come si riformeranno
le future classi prime. Ci sono presenti anche tutte le insegnanti che lasciano le quinte, le insegnanti di classe. Magari dopo ve le presento, così almeno vedete anche quali sono. Comunque molti di voi già le conoscono. E quindi vediamo come si riformano le classi nell'anno a venire. Quello che c'è da dire è che non è detto chiaramente che le insegnanti dei tempi pieni ritornino al tempo pieno, le insegnanti del tempo normale ritornino al tempo normale. In genere anche qui la tendenza è quella, però ogni anno, diciamo così, è tutto in divenire, quindi può anche darsi che ci sia qualche cambiamento in questo senso. Allora, la scuola quindi ospita 15 classi. L'anno scorso, con i fondi che sono stati stanziati per il Covid, c'è stato anche l'ampliamento di alcune delle nostre classi. Abbiamo tre classi che sono state ampliate e abbiamo queste classi che sono veramente molto grandi, che permettono un distanziamento dai bambini e che, diciamo così, sono molto ospitali, molto grandi e ci permettono di mettere in questi locali le classi più numerose. Abbiamo il punto forte del nostro plesso è il giardino, abbiamo un bellissimo giardino. Quest'anno e l'anno scorso con il Covid anche il giardino è stato, diciamo così, delimitato in zone, ogni classe ha la sua zona dove può andare a giocare, proprio perché con questa emergenza sanitaria si cerca, si dovrebbe limitare il più possibile i contatti fra le classi. Avere un giardino così grande ci permette di assegnare un settore ad ogni classe in modo tale che ogni classe abbia il suo spazio dove giocare. Quindi i bambini, insomma, adorano il giardino, un giardino molto bello, e ci permette di stare anche fuori nei tempi, insomma, giusti. Le classi prime, chiaramente, all'inizio avranno tempi un pochino più distesi e quindi anche avere la possibilità di portare i bambini fuori in giardino è importante perché comunque i bambini si dovranno abituare a delle tempistiche che sono un po' diverse da quelle della scuola materna, però ci arriveranno gradatamente, chiaramente. Quindi ecco, questa è una grossa risorsa che ci permette anche di dare loro un po' di respiro. La palestra è un altro punto forte del nostro plesso. La palestra è una palestra comunale che però nell'orario scolastico è ad uso esclusivo della scuola. Quindi con tutte le limitazioni che ci possono essere state anche in questi 2 anni, sempre per il Covid, però è una palestra molto bella, molto grande, attrezzata e nel quale i bambini quindi possono svolgere l'attività motoria in modo molto serio. Un altro punto forte del nostro plesso è l'atelier digitale. Ora qui c'è un'insegnante che appunto si è occupata dell'atelier digitale, che è Tiziana Calanna, che è uno dei nostri animatori digitali, che magari se vuole può spendere una parola su questo ambiente e vi può descrivere un po' quali sono le strumentazioni all'avanguardia che ci sono a disposizione di tutte le classi dei bambini. In realtà l'atelier digitale si trova nel plesso di Canonica, però è a disposizione di tutti i plessi. Quindi noi siamo agevolati chiaramente perché è un locale che è stato allestito dentro la nostra scuola, però è un locale a cui potrebbero accedere anche esterni. Quindi Tiziana, se tu vuoi dire qualcosa a te sull'atelier digitale, sulla strumentazione che si trova e sulle possibilità che ci dà. Sì, magari dopo che hai finito aggiungo Ok, va qualcosa io. bene. Sì. La mensa, come diceva prima il dirigente, abbiamo anche qui una mensa grande che ospita la maggior parte delle classi. Andando avanti con gli anni, però, siccome le classi a Canonica sono aumentate, abbiamo avuto la necessità di istituire altri 2 locali, cioè di adibire altri 2 locali a locali mensa. Quindi abbiamo una mensa che funziona per un certo numero di classi, poi abbiamo 2 mense più piccole che fino all'anno scorso ospitavano ognuna 2 classi. Quest'anno invece con il discorso del distanziamento ogni mensa piccola ospita una classe perché anche in quella grande le classi che possono essere ospitate sono la metà, abbiamo dovuto fare 2 turnazioni. Quindi ora l'anno prossimo vedremo. Io spero che a settembre sia tutto normale come prima, però insomma ne dubito fortemente. In questo caso, come quest'anno e l'anno scorso, la mensa si svolge su 2 turni. Poi comunque vi faremo sapere chiaramente prima dell'inizio dell'anno in quale turno mangeranno i vostri figli, perché abbiamo un turno che mangia alle 12:15 e un turno che mangia alle 13. In base a quello poi dopo si svolgono le attività dell'intervallo e le attività pomeridiane. Come la mensa che si svolge su 2 turni, anche gli ingressi e le uscite sono scaglionate.
sono scaglionate perché con 15 classi abbiamo la necessità di entrare sia da ingressi diversi, quindi dal cancello principale e dal cancello sul retro, e all'interno del plesso dalle diverse entrate frontali e laterali. Quindi anche gli ingressi saranno strutturati a partire dalle 8:25, in cui entrano le prime classi, non le prime classi, le classi prime, le prime classi della mattina, fino all'8:40. All'8:40 entrano le ultime due classi. Per l'uscita ci si regola come per l'entrata: chi entra alle 8:25 esce alle 12:25, alle 16:25 e così via per tutte le altre. Il tempo normale che entrerà a due rientri pomeridiani, che prendendo i rientri di quest'anno rientreranno, questo ve lo posso già dire, perché comunque i rientri pomeridiani sono strutturati in modo tale che ogni giorno ci sia quasi lo stesso numero di bambini presenti a mensa e a scuola e pomeriggio, quindi i rientri pomeridiani del tempo normale saranno il lunedì e il venerdì. Il tempo normale rientrerà in questi 2 giorni, che vuol dire che martedì, mercoledì e giovedì usciranno alle 12:30, 12:30, 12:25, 12, poi vediamo a seconda dell'orario che viene assegnato alla classe, e invece il lunedì e venerdì avranno il tempo lungo anche pomeriggio. Non lo so se avete domande da fare su quello che è stato detto fino ad ora. Tempo pieno, come saprete, come molti di voi sapranno, il tempo pieno a due insegnanti principali, diciamo così. Poi dopo c'è un completamento da parte dell'insegnante di religione, a volte dell'insegnante di inglese, perché nel nostro plesso comunque l'inglese viene fatto quasi tutto dagli insegnanti di classe. E nel tempo normale invece c'è un insegnante unico che fa tutto l'orario quasi, e il completamento dell'orario viene fatto da un altro insegnante che ha però poche ore in quella classe, quindi la differenza sostanziale è questa. Abbiamo, per quanto riguarda la strutturazione dell'orario, un intervallo la mattina. Anche gli intervalli della mattina e del pomeriggio sono scaglionati per fare in modo che non ci sia sovraffollamento in giardino e per fare in modo che tutte le classi rispettino il posizionamento nello spazio gli è stato assegnato. L'intervallo della mattina comunque all'incirca inizia alle 10:20 e finisce all'11:40, 10:40, 10:50. L'intervallo del pomeriggio invece finisce all'1:30 per il tempo normale e alle 2 per il tempo pieno. Questo in linea di massima. Poi bisogna vedere in che turno di mensa rientrerà la classe e in che turno di intervallo mattutino rientrerà la classe. Comunque, ecco, l'intervallo della mattina sono 20 minuti, mezz'ora, quello del pomeriggio nel tempo normale più breve perché fa un tempo scuola ridotto, nel tempo pieno un po' più lungo perché chiaramente i bambini stanno a scuola 40 ore e quindi dopo pranzo hanno più tempo per poter stare fuori. Comunque, ecco, in prima chiaramente non siamo mai stati fiscali con gli intervalli, i bambini avranno tutto il tempo di adattarsi, di prendere i loro ritmi, di abituarsi alla scuola nuova. Perché insomma in genere i bambini hanno sempre un grande entusiasmo quando vengono in prima, quindi ecco, questo entusiasmo va chiaramente coltivato. Non lo so se avete qualche domanda fino adesso da fare, qualche chiarimento sulle cose tecniche di orario, di strutturazione, non lo so. Dubbi, Dubbi. preoccupazioni da genitori che passano da una scuola dell'infanzia che è tutta incentrata, diciamo, sul gioco a una scuola e dove Chiaramente preoccupati un po' sarete, perché questo insomma lo siamo stati tutti da genitori, però chi, come prima dicevo, chi ha avuto i bambini più grandi già alla scuola primaria, insomma, io spero che possa dire che comunque è un passaggio graduale, un passaggio che i bambini comunque affrontano in modo abbastanza indolore, diciamo così, perché loro si presentano con questo grande entusiasmo e quindi chiaramente a volte siamo più preoccupati noi di loro. Loro sono preoccupati, ma in modo positivo, ecco, perché hanno delle grandi aspettative dalla scuola. E noi, voi da genitori, insomma, non vi dovete preoccupare perché le lascerete in buone mani, credo, almeno fino ad ora. Penso sia stato così, ecco.
Quindi, insomma, noi rispetteremo chiaramente tutti i loro tempi, cercheremo di fare in modo che si abituino gradatamente a rispettare i loro tempi di gioco. Poi, chiaramente, man mano che si va avanti con il tempo, avranno sempre tempi più lunghi di attenzione, di Rispetto a lavoro, di una scuola concentrazione. incentrata molto più sul gioco, sulla conoscenza di sé, una scuola dove invece si inizia a parlare appunto di apprendimento, diciamo, a tutto tondo. Quindi è normale che voi abbiate. No, io avrei una domanda, se mi sentite. Non c'è più niente. Sì, buonasera, sono Serena Bonfanti. Volevo chiedere questi fantomatici compiti, perché ho sentito sempre, Mi insomma, ho sentito. sentite? Mi Insomma. sentite? Sì, io la sento. E ora? No. Sì, Goffredo, anche se. Continuo? Riuscite a Signora, può sentirmi? continuare che la sentiamo. Semplicemente volevo sapere se effettivamente, come si dice, cioè che per il tempo lungo tendenzialmente i compiti il pomeriggio infrasettimana non vengono dati, oppure se insomma come vi comportate tendenzialmente su questa cosa. Allora, tendenzialmente si narra, come diceva lei, diciamo così, come si dice. Allora, il tempo normale, chiaramente, avendo un orario ridotto per 3 giorni a settimana, viene assegnato un lavoro da fare a casa nel pomeriggio, nei giorni cosiddetti corti, anche perché, in questo modo i bambini rimangono in pari con quella che è la programmazione anche del tempo pieno, perché tempo pieno o tempo normale, la programmazione che viene svolta è esattamente la stessa. Quindi non è che i bambini del tempo normale, perché stanno a scuola meno ore, hanno meno opportunità d'apprendimento. Le opportunità d'apprendimento che hanno sono esattamente le stesse. Chiaramente, venendo a scuola meno ore a settimana, i pomeriggi in cui non sono a scuola, hanno assegnato un lavoro da fare a casa. Questo non vuol dire però che nel tempo pieno non venga assegnato mai nulla. Ma perché? Perché allora, in prima specialmente i bambini imparano a leggere. Quindi, se a scuola abbiamo fatto una lettura insieme, abbiamo imparato delle letterine, abbiamo imparato delle sillabe, un pochino di lavoro da rivedere con voi pomeriggio, può darsi che gli venga dato. Ma cioè, non sono compiti che richiedono lavoro di ore, perché lo capiamo tutti che stanno a scuola fino alle 4:30 e che poi magari hanno da fare sport, hanno da riposarsi, hanno da fare altro. Però ecco, può anche darsi che anche nel tempo pieno qualcosa da fare gli venga dato. Questo prendetela però come un'occasione di condivisione con i vostri figli. Cioè, che cosa vuol dire? Che se il bambino quando tornate a casa vi fa vedere il quaderno, vi fa vedere la lettura che ha fatto a scuola e vi dice: oh, devo rileggere questa paginina magari perché la maestra me l'ha segnata. Va bene. Cioè, è un'occasione anche per voi di condivisione con loro da dire: ah, fammi sentire, vediamo come tu sei bravo, così vedo quello che tu hai imparato, vedo quello che tu sai fare. Cioè, è una cosa di Certo, io questo sono tipo. Non è che i bambini sono sovraccaricati di compiti fino a non No, saper come certo, ma capire. io Ecco, questo. non lo chiedevo per paura Poi di dover fare. Lo chiedevo perché chiaramente è anche soggettivo. Io a volevo questa domanda posso rispondere in linea generale. C'è l'insegnante poi dopo che ritiene opportuno assegnarne di più, c'è quella che ritiene opportuno assegnarne di meno, c'è quella che ritiene opportuno non assegnarne per nulla. Ecco, sapere. Certo. questo in linea di massima, chiaramente al tempo pieno, se viene dato qualcosa da fare il pomeriggio, è una cosina di consolidamento, No, proprio ecco. perché a volte ce ne sarà bisogno un po' di più, a seconda dell'argomento che si sta trattando in classe, può darsi ce ne sia bisogno, non ce ne sia bisogno, cioè sono cose anche misurate e ponderate al momento. Se fa un argomento che ritengo importante, che i bambini consolidino un po' anche a casa, gli ridò, non lo so, se hanno imparato a contare, o hanno imparato a fare, non lo so, le prime addizioni, gli può essere assegnato 3 addizioni da fare a casa il pomeriggio come consolidamento. Ecco questo. Quindi, cioè, in linea di massima non si può dire né che ci siano compiti né che non ci siano. È una cosa un po' a discrezione dell'insegnante a seconda del momento in cui si sta lavorando. Però ecco, questo è chiaramente al tempo normale, sì, ce ne sono di più. E No, le materie ecco, di più.
Scusa, Goffredo. No, no, sono Ah, pensavo fosse non preside. direttore. No, no, è la, più che altro è la paura, quella perlomeno parlo per noi, non tanto di sovraccaricare il bambino, ma farlo ritrovarsi a svolgere i compiti dati a un'ora tarda, perché ovviamente lavorando tutti e due i genitori, come noi penso ci siano altri nella stessa situazione, ci si ritroverebbe a fare i compiti in un'ora tarda o addirittura dopo cena. E il bambino magari non pone la giusta attenzione nel parli e è Certo. difficoltoso. Per quello Certo. magari credo che la domanda era stata posta, perché Sì, se no, ma io sono... infatti io gli spiegavo questa cosa proprio per questo, perché non dovete pensare che i bambini per fare i compiti abbiano bisogno per forza della vostra presenza. Cioè, i compiti che noi si danno, anzi, sono proprio finalizzati a sviluppare la loro autonomia. Cioè, noi gli diamo delle attività da fare che i bambini possono fare assolutamente da soli. Quindi, se hanno una pagina da rileggere, la possono rileggere da soli, la sera quando tornate, in 5 minuti la possono far sentire a voi per farvi sentire come sono bravi. Oppure, quando tornate, potete semplicemente dare un'occhiata a quello che hanno fatto e diventa un momento di condivisione. Ecco, è questo che volevo dire. Però il bambino che anche fa il tempo normale e torna alle 12:30, mangia e i compitini, anche se è dalla nonna o se è con la babysitter, è in grado di farli perfettamente da solo. Capito? Cioè, è questo, li fa da solo, poi la sera li fa vedere a voi, perché anche lo sviluppo di queste autonomie, di queste piccole autonomie, sono importanti perché loro si devono mettere alla prova, si devono misurare con quello che fanno, devono imparare a capire che possono essere autonomi e farcela anche da soli. Quindi ecco, la dovete vedere in quest'ottica, non nell'ottica io torno alle 7 e il bambino ha da fare i compiti, non è questo, cioè non vi impaurite in questo senso, perché non è questo lo scopo del compito, perché se uno gli dà un'attività da fare pensando che sia un sacrificio, pensando che lo faccia quando è stanco e non ha voglia, cioè gli viene a noia e basta, questo insomma si capisce anche noi. Ecco. Quindi anche in questo voi provate a stimolarli a raggiungere proprio quella che dovrebbe essere la loro piccola autonomia, di sapere che ha quell'attività da fare e che deve provare a farla da sé. E che comunque se non c'è riuscito, il giorno dopo viene a scuola e si può aiutare noi. Non è detto che sempre i compiti debbano essere fatti perfetti per farli vedere alla maestra. Ecco, può essere anche un'occasione per dire: guarda, il compito maestra non mi è riuscito, va bene, te lo rispiego. Quindi ecco, la finalità del compito a casa, dell'attività a casa, sono diverse, non solo come vengono viste da parte dei genitori come lavoro da fare a tarda sera. Ecco, non so No, se. per quanto mi riguarda personalmente non è assolutamente un problema far fare Sì. i compiti al bambino, perché è una cosa giusta, è una cosa che piace anche a me condividerlo. Però ecco, vorrei evitare di, appunto, come già detto, mi volevo ripetere, Sì. di far venire la scuola a noi al bambino, ecco. No, questo non interessa neanche a noi, chiaramente, perché cioè, è la prima cosa, la motivazione dovrebbe essere la prima cosa, no? Ecco, però anche come quando ora si parla già, è un Posso... esempio. Sì, scusami. Volevo solo aggiungere una cosa. Allora, partiamo dal presupposto che la scuola di oggi deve essere una scuola piacevole, perché ci devono passare tantissime ore, quindi se la rendiamo non piacevole poi diventa problematico. Quindi il compito di tutti i docenti, di tutti noi come operatori dell'istruzione è quello di renderglielo piacevole. Il passaggio più traumatico non è tanto dall'infanzia alla primaria, e comunque poi soprattutto nel primo anno, i compiti, diciamo, a casa, mi permetto di dire, sono veramente irrisori, ecco, e soprattutto poi per chi fa il tempo pieno. Il passaggio più difficoltoso forse può avvenire quando si passa da una scuola primaria, quindi dalla quinta, a una prima secondaria, quindi a una prima media, dove lì effettivamente spesso e volentieri il carico dei compiti diventa magari un po' più grosso, un po' più corposo. In prima, come diceva benissimo Marta, non avete bisogno di aiutarli. Io sono stato sempre, sia da quando facevo l'insegnante che ora da dirigente, uno contro i compiti a casa, sempre, soprattutto contro i compiti il fine settimana, perché sono deleteri per i genitori,
che poi si trovano costretti a stare lì. Quindi avete da questo punto di vista tutto il mio appoggio. Ma da quello che ho potuto vedere in questi anni che sono a Certaldo, i compiti che vengono dati alla scuola primaria sono veramente de delle piccole cose, soprattutto in prima e in seconda, che i bambini sono in grado di fare benissimo da soli o con un minimo di vostro aiutino. E se comunque non vengono, essendo un momento formativo, se non vengono fatti, i bambini non verranno mai né puniti né rimproverati perché non hanno fatto i compiti o quant'altro. Quindi da questo punto di vista potete essere più che tranquilli, cioè il compito è un momento formativo, non punitivo. Ai tempi nostri, per i ricordi che abbiamo noi, invece forse era più, oddio, non hai fatto i compiti e ti davano il brutto voto. Ecco, questo non, a parte non ci sono più neanche i voti alla primaria. No, Quindi infatti. da questo punto di vista potete stare tranquilli, sono dei giudizi sull'apprendimento generale del bambino, cioè si vede qual è il suo progresso. Quindi questo non lo dico io, ma lo dice tutta la pedagogia moderna, tutte le metodologie moderne, quindi appunto può essere un accompagnamento che viene fatto al bambino, quindi non dovete minimamente preoccuparvi, l'importante è che non glielo fate vivere come un momento di angoscia, cioè nel senso non l'hai fatto, vabbè, non ha importanza, non ti preoccupare, poi domani parli con la maestra e si risolve. Questo è fondamentale. Devono venire a scuola sempre contenti di venirci, se no poi via via che passano gli anni li perdiamo. Non tanto alla primaria, non tanto alle medie, ma poi se iniziano a vivere la scuola come dato che ci passano la maggior parte della loro vita, noi poi docenti, presidi e quant'altro, tutta la vita, cioè ci siamo entrati e non ne siamo più usciti, masochisti al massimo. Però voglio dire, non è questo il nostro compito, non è fargliela amare la scuola e non fargliela vivere come una cosa brutta. Poi è chiaro che all'interno della classe ogni docente ha una sua un indirizzo didattico e quello chiaramente c'è chi darà qualcosina in più, chi darà qualcosina in meno, ma sempre rispettando quelli che sono gli indirizzi che il collegio docenti, quindi noi tecnici, decidiamo tutti insieme. Ecco. Quindi questo mi sento di rassegnarvi. Scusate se ho parlato troppo. Qualcun altro vuole chiedere qualche altra cosa? Ecco, per i compiti, insomma, vedetela più come un'opportunità per i vostri figli, non come una costrizione, come una punizione. Ecco. Qualcuno ha dubbi, domande? Mi Intanto, mentre ci permetto di pensate. ricordare su cose, mi permetto di ricordare su cose più tecniche di come si svolgerà la giornata, cosa ci vorrà, i primi giorni di scuola. Noi di solito a settembre, i primi di settembre, prima che inizi la scuola, facciamo una riunione, speriamo di farla sempre in presenza con i genitori delle prime, proprio per spiegare quello che bisogna portare, quali sono il grembiulino, la merenda, come viene strutturata. Quindi da questo punto di vista non preoccupatevi perché poi verrà appunto fatto tutto ai primi di settembre. Ecco, qui più che altro sono i vostri dubbi sul passaggio. Quello dei compiti, per esempio, è stato proprio tipico della differenza tra il tempo normale e il tempo pieno. Ieri all'infanzia il problema era sul riposino, ecco. Quindi ogni ordine di scuola ha le sue problematiche. Approfittatene, se no, se non avete altre domande, io farei parlare un pochettino i colleghi, le colleghe che hanno le prime, se vogliono dire qualcosa. Oh, Infatti io vi pensavo lascerei di la parola. presentare Poi loro, almeno mentre si presentano loro, se vi viene in mente qualche altra domanda, poi dopo la fate. Magari Marta, dico un po' qualcosa sull'atelier e Sì, poi magari. allora presentati anche, visto anche te sei una delle future primine. Buonasera, io sono Tiziana Calanna. E niente, io lavoro a Certalda da 5 anni e questa è la mia seconda volta e porto una quinta fino in fondo, i bambini di quinta.
Niente, io faccio parte del team digitale e quindi curo un po' l'ambiente di apprendimento che è l'atelier digitale che è presente nel nostro plesso. E è un ambiente importantissimo ad oggi perché sappiamo tutti che comunque la tecnologia, il digitale oggi fa parte di noi, fa parte della nostra vita. Vi posso dire che è un ambiente strutturato benissimo, all'interno ci sono sia tavoli che sedie adatte proprio all'apprendimento dei nostri bambini. E poi possediamo dei Bebot che sono dei piccoli robottini educativi che ci danno la possibilità, cioè danno ai bambini la possibilità di imparare in maniera molto semplice. Sono proprio strumenti didattici, ecco. E poi abbiamo i Lego, conoscete tutti sicuramente i Lego, ma questi servono sono i Lego Coding, cioè in poche parole hanno la possibilità di apprendere, di imparare a costruire in maniera sia creativa che anche, come posso dire, molto libera, molto programmare cose carine fatte direttamente da loro grazie a questi Lego. E all'interno dell'atelier poi abbiamo anche una stampante 3D che è molto interessante e questo serve, diciamo, con l'aiuto ovviamente dell'esperto, dell'insegnante, serve un po' a dare la possibilità di sviluppare qualcosa che magari disegnano, che magari vogliono creare, e anche qualcosa che immaginano è possibile poi crearla, svilupparla in 3D. Poi abbiamo delle LIM, delle smart TV, in poche parole sarebbero ormai, sono touch, queste smart sono molto, molto moderne. Ed è un ambiente molto, molto facile da utilizzare, da viverci all'interno e utilizziamo ovviamente noi della Carducci quotidianamente, tutte le classi hanno la possibilità di andarci. Però è anche accessibile agli altri istituti, scusate, agli altri plessi. Anche gli altri plessi hanno la possibilità di poter usufruire di questo ambiente. Per il resto, niente, mi aspetta una prima il prossimo anno. Questo è. Ti do la parola, do la parola a qualche altro collega. Sì, allora, le altre colleghe sono Maria Bartalucci, che attualmente è la mia collega di classe, cioè attualmente in realtà sono 15 anni che condividiamo la stessa classe, È un quindi insomma è già un continuo. po'. Quindi Sì. Maria, se ti va a presentare. Sì, io ho fatto, siamo insieme ormai da 3 cicli e quindi io ho fatto sempre la parte matematica, scienze, religione, motoria, insomma questa parte più scientifica e quindi insomma ho lavorato sempre molto sulla matematica, sull'osservazione scientifica. E devo dire, insomma, sono stati percorsi differenti, i bambini cambiano, però insomma sempre molto entusiasmanti e abbastanza equilibrati. Insomma, di solito i ragazzi si sono trovati, se, hanno vissuto questo percorso serenamente e comunque, insomma, sono state tutte esperienze positive, bellissime e l'ambiente in cui lavoriamo, insomma, anche tra colleghi, insegnanti delle varie classi, un ambiente stimolante, ci confrontiamo, lavoriamo sempre in parallelo e questo è un bel modo di lavorare perché ci poniamo sempre in una condizione di apprendimento anche noi che continuamente cerchiamo di innovare la didattica per dare a questi ragazzi stimoli sempre un po' più nuovi, un po' più accattivanti, anche se però comunque le operazioni, gli dico sempre, vanno imparate, le tabelline vanno sapute, le cose vanno studiate, però ecco, in modo anche a volte giocoso, a volte a confronto, a sfida, per cui è un percorso, insomma, si sta lavorando abbastanza bene. Poi anche certamente il rapporto con le famiglie è fondamentale. E il rapporto, appunto, lo scambio di informazioni, di opinioni, è quello
quello che serve per rendere la scuola veramente una situazione di apprendimenti, di crescita per i ragazzi in prima persona, insomma, perché sono loro il materiale da crescere, da coltivare. E anche per noi, perché lavoriamo sempre con un certo entusiasmo, anche se ormai mi fanno a volte: maestra, ma quando va in pensione? Ancora c'ho tempo, gli faccio, per cui insomma è un bel percorso. Basta, chiudo. Oh, chi c'è? Bene, poi ci sono la collega Elena Basoni e la collega Antonia Rago che attualmente condividono l'altra quinta a tempo pieno, la quinta B. Quindi Elena, dici qualcosa Sì, a te? allora buonasera, io sono Elena Basoni e lavoro con Marta e con Maria ormai da 15 anni, quindi per me sarà il quarto ciclo che prenderò e niente, mi accodo a quello che hanno detto le colleghe, Maria specialmente in quest'ultimo intervento. È un ambiente favorevole all'apprendimento, è un ambiente in cui si lavora bene, noi docenti, e i bambini stanno bene perché è veramente un ambiente accogliente su tutti i punti di vista. Quindi io ho sempre insegnato le discipline umanistiche, quindi italiano, storia, geografia e arte, sempre, quindi sarà, spero, questo è il quarto ciclo che insegnerò queste discipline. La maestra Antonia, con lei abbiamo lavorato questi ultimi 2 anni, con lei mi trovo molto bene, come con tutte. Sinceramente, noi abbiamo sempre questo modo di lavorare a classi aperte. Quando prima del Covid ci permetteva di fare anche addirittura attività, facevamo anche molte attività a classi aperte, mescolando i gruppi delle classi. Speriamo un giorno di poter tornare a farlo, ecco, però crediamo tanto nell'unione, nel portare avanti i bambini nello stesso modo, sia essendo al tempo pieno che al tempo normale. La nostra programmazione, come vedrete, sarà la stessa. Per cui, niente, Antonia. Antonia, hai il microfono spento. Ecco. Buonasera a tutti, sono Antonia Rago, come ha detto la mia collega di classe Elena Batoni, da un paio d'anni che lavoriamo insieme, io però è da diversi anni che vivo a Certaldo, non sono di Certaldo, mi ha adottato Certaldo dal 2007, sono entrata di ruolo qui nell'istituto comprensivo di Certaldo, dove mi sono trovata bene da subito, e appena quando cominciai ho cominciato qui a... Come si ricordano le mie vecchie colleghe, qui a Canonica, poi c'è stato un ciclo che ho fatto alla MASIC e poi sono ritornata qui a Canonica. Ho sempre insegnato le materie, l'ambito scientifico, matematico-scientifico. Sinceramente sono stata bene sia da una parte che dall'altra, mi trovo bene con le colleghe che ho ritrovato, che conoscevo già da tanti anni, appunto dal 2007. Bene, finito. Poi abbiamo Tiziana, che è l'insegnante che vi ha parlato dell'atelier creativo, che attualmente è alla quinta a tempo normale. Tiziana, se vuoi dire qualcosa anche te. No, e io mi curo tutte le materie all'interno della classe, ho soltanto la collega di inglese e di religione che supportano il mio orario. Per il resto, niente, faccio tutto io. Vi volevo anche suggerire, così per curiosità, se avete la possibilità di vedere il video che è stato fatto anche l'anno scorso dal collega della secondaria, che fa vedere nei dettagli proprio il nostro istituto, è stato fatto molto bene. Vi consiglio di guardarlo perché è molto carino. Credo sia ancora sul sito, non lo so se il dirigente ci può Il dirigente l'ha confermare. ripubblicato in questi giorni, sono stati Perfetto. ripubblicati tutti i video dello scorso anno, ieri o ieri l'altro. Io se volete ora,
Se volete in chat vi rimetto il link. Nel fumettino che trovate accanto vi rimetto il link, così ve lo potete insomma copiare, incollare nel browser e vederlo. Lo recupero subito, comunque sul sito c'è. Ora ve lo metto lì anche per... Gli ambienti e quindi vi suggerisco se avete 5 minuti, vi suggerisco di guardarlo perché è fatto davvero bene e si vede bene comunque l'ambiente Carducci. Qualche altra domanda che vi è venuta in mente nel frattempo? C'era anche Sara Dogali se voleva dire Sì, qualcosa. buonasera. Sara Dogali è in Mi veste di mamma. sentite? Io sono Ah, in stasera veste di in veste mamma, di bravo. mamma, sì, in veste di mamma, ma Ah, anche figurati. come docente della Carducci, vi posso dire che la Carducci è un ambiente in cui si lavora e si sta molto bene, quindi io iscriverò mio figlio alla Carducci naturalmente e lo consiglio a L'abbiamo tutti. convinta, l'abbiamo convinta. Effettivamente Alessandra, assieme a lui. Questa Allora, io ho è lavorato la in vari migliore ambienti pubblicità. scolastici, però ecco, la Carducci è un ambiente molto familiare e io sono dell'idea che quando tra docenti si sta bene, proprio si sta bene, i bambini di conseguenza stanno bene perché trovano una seconda famiglia, trovano un ambiente caldo, accogliente. Quindi io da mamma non ho mai avuto dubbi dove iscrivere mio figlio. Io vi ho messo il link per visionare, se volete, per visionare il video, copiarlo. Comunque lo trovate anche all'interno del sito sulle comunicazioni, diciamo, trovate Scusate, ma tranquillamente. questo Open Day è possibile vederlo per chi ha partecipato? Me lo stanno chiedendo nel gruppo del. Certo, io come ho detto all'inizio, il motivo per cui lo stiamo registrando, li stiamo registrando tutti, è Ah, per sono dare entrata. la possibilità a chi non si è potuto collegare di poi metterlo sul nostro canale social, quindi sul sito e su Facebook, e poterlo vedere in modo che chi vuole se lo può ascoltare o magari può saltare, magari non è interessato a tutto, però comunque può sentire un po' quello che ci siamo detti. Questo insomma è fondamentale. Io se non ci sono Sì, domande scusate, particolari, volevo fare una sì. domanda. Scusate, volevo fare una domanda. Volevo chiedere per il tempo normale, i bambini verranno segnati nel tempo normale, vorrei sapere come sono i rientri, che giorni ci saranno. Sì, allora, l'ho detto anche prima, forse non lo so se la signora non era ancora arrivata. Saranno il lunedì e il venerdì per la futura prima. Lunedì e venerdì, giorni lunghi con la mensa. Lunedì e venerdì? Sì, lunedì e venerdì. Lunedì e venerdì Ok, fino alle grazie. 16:30. Martedì, mercoledì e giovedì invece antimeridiano fino alle 12:30. Ok, grazie. Prego. Fino alle 16:40. Sì, 16:40, vediamo ora poi come ristrutturare gli orari il prossimo anno, se si lasciano così. Saranno Perché 16:40. potrebbe anche esserci la possibilità il prossimo anno di riavere di nuovo le entrate scaglionate e le uscite scaglionate. Prima, nell'era pre-Covid, ormai quasi 3 anni fa, questo non succedeva, cioè i bambini entravano tutti alla stessa ora, venivano smestati nelle classi, tranne quelli che facevano il pre-scuola. E insomma, dall'inizio della pandemia abbiamo dovuto fare in modo che i bambini entrassero scaglionati e quindi di conseguenza uscissero a orari differenziati. Questo però poi è un piano che ogni anno noi all'inizio settembre rifacciamo e ripubblichiamo sul sito quant'altro, così come pubblichiamo quali saranno le attività dell'alternativa alla religione,
perché sapete benissimo che per i bambini che non vogliono fare religione c'è anche la possibilità di fare delle ore di alternativa, quindi di fare materie appunto diverse da quella che è la religione cattolica, o diciamo attività diverse. Per quanto riguarda invece le scienze motorie, di solito le scienze motorie sono gestite dalle docenti di classe, però è da qualche anno che noi partecipiamo a questi bandi che fa sia il Ministero che l'Ufficio Scolastico Regionale, per cui abbiamo la possibilità in un determinato periodo dell'anno di avere degli esperti di scienze motorie. Di solito sono degli esperti scelti dal CONI, quindi sono quasi tutti laureati su educazione fisica e quindi professionisti del mestiere, che invece in determinate ore della settimana fanno delle attività, diciamo, specifiche. È utile perché, questo è il mio modesto parere, ritengo che ormai forse anche alla primaria dovrebbe esserci un docente, diciamo, specifico di scienze motorie. Così come i docenti di inglese devono avere l'abilitazione, diciamo, un livello B1, B2 in lingue, così dovrebbe essere senza nulla togliere alle maestre che sono bravissime. Sì, però è fondamentale, secondo me, averci delle ore, l'ho detto, anche di scienze motorie, quindi fondamentale. Altre domande? Saprete che il prossimo anno ci saranno le elezioni sempre per i rappresentanti di classe, perché anche nella primaria, così come nell'infanzia, ci dovrà essere un rappresentante di classe che sarà, diciamo, la voce dei genitori all'interno della classe. Faremo anche lì delle elezioni. Tendenzialmente, ormai abbiamo provato che funzionano anche online e quindi dovremmo fare queste elezioni online. Sperando poi che a settembre tutte queste, diciamo, restrizioni da Covid possano un minimo diminuire. Speriamo, ce lo auguriamo tutti. Altre domande? Sì, io avrei un paio di domande. Dianzi parlava appunto di prescuola, dell'arrivo anticipato. Come Sì. funziona? Finire. Non si sente. Niente. Non si sente, dirigente. No, allora il preside mi sa che l'abbiamo perso. Allora rispondo io, poi dopo magari se lui riesce a recuperare la rete aggiungerà qualcosa. Allora il prescuola funziona così, viene dato. Goffredo, ci sei? No. Ah, Io ho ok, dei perché problemi, ogni tanto mi va via l'audio, cioè sento a scatti e quindi non anche noi non riesco. ti sentivamo più. Quindi io non sono riuscito a ascoltare il signore che ha parlato prima, però se voi lo avete sentito puoi rispondere Sì, tranquillamente prima. allora voleva sapere come funziona il discorso del prescuola. La domanda Come? è sulla chat, gente. È la domanda che c'è in chat. La Ah. domanda è quella che c'è in chat. Se vuoi Ah, ok. rispondere te, altrimenti rispondo io. Voleva sapere come funziona il discorso del prescuola. Sì, allora il prescuola funziona in questo modo: si fa un'iscrizione attraverso un link che viene messo sia sul nostro sito scolastico che sul il comune si occupa anche di questo. Dopodiché si vedono quanti sono le richieste del prescuola, quali sono le forze comunali, cioè quanto l'ente comunale può metterci a livello di fondi per poter pagare. Gli esperti esterni, in realtà fondamentalmente sono degli educatori che vengono quasi sempre forniti dall'associazione Polis, che è quella che in questo periodo ci sta dando mano in maniera cospicua con tutte le loro forze e si attivano. Dobbiamo avere un certo numero di educatori per un certo numero
di bambini e dopodiché si attiva il prescuola. È chiaro che deve essere una necessità reale. Se uno dice vabbè, intanto lo iscrivo e poi si vedrà, ecco, intanto lo iscrivo e poi si vedrà, per l'ente comunale questo può essere un problema, perché comunque ci mette dentro parecchi fondi su questa cosa. Se dovesse finire, e ci auguriamo tutti, l'emergenza sanitaria, il problema è molto più semplice, perché con l'aiuto del comune, ma anche con l'aiuto dei collaboratori scolastici, quello poi riusciamo a gestirlo in maniera più semplice anche noi. Di solito il prescuola, se non sbaglio, inizia alle 7:20 quando arrivano i pulmini, ora non mi ricordo, perché ogni alle 7:45. Ogni diverso. 7:45. Ecco, alle 7:40. Quindi all'arrivo dei pulmini contemporaneamente si possono lasciare anche i bimbi che non arrivano coi pulmini, per cui i genitori hanno necessità di lasciarli prima. Non c'è di solito un post scuola, cioè finito alle 4:30 è molto difficile che si riesca a fare un post scuola, tenere i bambini in più, perché non ce la facciamo proprio a livello di forza uomo, cioè non abbiamo il personale per poterlo fare. Spero di essere stato esaustivo su questa. L'altra domanda era? Sì, era siccome per decidere, per capire se avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, un mio dubbio che volevo mi fosse chiarito è se prevede solo l'insegnamento della religione cattolica il programma, o un'infarinatura della storia delle religioni in generale. Allora, su questo mi permetto di rispondere io secondo quello che è la norma. La norma dice che è insegnamento della religione cattolica, e quindi fondamentalmente si insegnano i valori cristiano-cattolici, non si fa, poi questo dipende molto dal docente, cioè il docente che magari per spiegare la religione cattolica parlerà dell'ebraismo, parlerà dell'islamismo, però è insegnamento della religione cattolica, non è catechismo, è insegnamento della storia cristiano-cattolica. L'alternativa alla religione invece si fanno materie alternative, in questi anni ci siamo molto occupati di quello che era l'ambiente, l'educazione civica, quelli che sono tutti i valori e i punti fondamentali dell'agenda 2030, l'agenda che è stata pubblicata e che dovremmo, sono quei punti che dovremmo raggiungere nel 2030 in merito a soprattutto a quello che è la questione dell'ambiente. E chiaramente lì non si parla di religione, ma si fanno attività molto più diciamo diverse, anche lì su delle basi comuni, poi è il docente che fa l'alternativa a decidere in che giorno fare quale delle attività previste. Va bene, grazie. Altre domande? No, nessuno sul finire vuole dare l'ultima sferzata. Io, se non ci sono altre domande da parte dei genitori, se sì, eccola, Elena Cini. Scusate, se accendo la telecamera praticamente perdo completamente la connessione. Volevo chiedere, per il discorso dei pulmini, l'uscita a che ora è? Cioè, considerando il tempo pieno, per esempio, a cui sarei eventualmente interessata, escono comunque alle 4:30, oppure chi prende il pulmino esce prima, come funziona? E poi un'altra cosa, se, anche se immagino in questo periodo Covid non sia semplicissimo, se prevedete, che ne so, delle uscite, delle attività anche all'esterno. Allora, per quanto riguarda il pulmino, dipende da quale linea di pulmino lei è servita, perché la prima uscita del pulmino, quella in cui escono più bambini, che è quella del pulmino del comune, quello giallo per intendersi, è alle 16:20, quindi i bambini che escono con il pulmino escono da scuola alle 16:20. Poi l'orario in cui arriva a casa dipende chiaramente dal giro che fa il pulmino, quello poi insomma è... lo vedrete al momento in cui verrà attivato il servizio. Comunque da scuola escono alle 16:20 il pomeriggio. Ci sono dei pulmini che però passano anche alle 16:35, che però sono quelli che fanno la linea urbana, non sono i pulmini del comune. Quindi quello che passa dopo, se voi
non richiedete il servizio del comune, ma fate venire i bambini a scuola con il pullman dell'ATAF, quello preleva i bambini a scuola alle 16:35. Quindi dipende da quale servizio scegliete di usufruire. Ecco. Non Marta, so. c'è una domanda nella Sì. chat che interessa sempre il pulmino. Aspetta, la guardo. Pulmino, è possibile optare solo per andata o solo ritorno? Io penso che su questo non c'è un problema, l'importante è quando lo richiedete, quando fate la richiesta lo fate presente, che avete intenzione Certo. di mandarlo solo all'andata o solo al ritorno. Non è vincolante anche quello, cioè uno può scegliere o, con te, o tutte e due andate e ritorno o solo Certo. andata. Non è un problema. Come non è vincolante, anche se uno sceglie il servizio del pulmino, che il bambino debba tornare sempre con il pulmino. Basta una comunicazione alle insegnanti e dire in tot giorni prende il pulmino, questi altri giorni non lo prende. Ecco, poi dopo comunque ne parleremo anche nelle riunioni di settembre. L'importante è la comunicazione fra noi, qualsiasi cosa ce la fate sapere, noi siamo disposte a venirvi incontro in qualsiasi cosa. Ecco, questo sicuramente da parte nostra c'è la massima disponibilità. La signora però aveva fatto un'altra domanda, oltre a quella del pulmino, oltre a quella Guarda, che dell'orario io dell'uscita. sono uscita. Sì, Non scusami, la scusami. sento, la sento pianissimo. Ho un po' di problemi di audio e di linea. Ora mi sentite? Sì, ora Pronto? sì. Sì. Dicevo, se c'era comunque la possibilità, se era prevista di fare uscite o gite o cose del genere, Ecco, insomma, allora, attività. in realtà l'anno scorso, in realtà quest'anno noi avevamo previsto Rispondo di io. rinforzare. Dico Come? io due parole, Sì, perché sì. dico io due parole. Allora, in realtà, scusate, mio figlio, mi richiede. Allora, in realtà le insegnanti quest'anno hanno molto premuto giustamente a riportarli fuori, poi le indicazioni che c'erano dal Comitato Tecnico Scientifico e dal governo erano per fare comunque per iniziare a muoverci almeno sul territorio. Siamo io sono rimasto, non, in realtà oltre. Io non lo sento più. Voi lo sentite? È bloccato, Neanche ancora bloccato. io. No, Tiziana. No, è No, non lo bloccato. sento più nemmeno io. Eccolo. Dirigente, non l'abbiamo sentito. Ci ripeta un po' quello che ci stava dicendo. Che poi ritengo siano utilissime dal punto di vista didattico e formativo, si possono riprendere a fare almeno comunque sul tema. Territorio. Io non lo sento ed è bloccato. Dicevamo No, anche vi avevo di perso anch'io. Goffredo, non ti sentiamo. andare in biblioteca, che le Dirigente, bellissime non abbiamo vicinale sentito collega, io non nulla. c'ero, ma comunque si facevano delle bellissime attività.
perché lui dal continua cinema, a parlare, ecco. riandare a vedere i musei, riandare a Firenze, insomma, le attività che si facevano erano tante e riteniamo che sono utilissime. In questo momento c'è un po' di paura, almeno mia, per le maestre e poi per i bimbi. Solo questo. Grazie. Io, allora, se non ci sono altre domande, neanche da parte dei genitori, io vi ricordo sempre di fare la domanda, se già non l'avete fatta, attraverso istanze online. Si entra attraverso quest'anno, c'è questa modalità nuova che è Speed. Speed è abbastanza semplice, scegliete il plesso che più vi aggrada tra i tre plessi del nostro istituto, quindi Carducci, Masic e Pascoli, e mi raccomando, compilate a tempo prolungato o tempo normale, e c'è già la possibilità della religione o dell'alternativa, ma poi comunque ci penseremo anche noi. Non mi sentite? Sì, ora sì. Mi sentite ora senza telecamera? Sì, ora sì, ti No. sentiamo. Sì, probabilmente però te non senti noi. Senza telecamera? No. Sì. Ora no, ora non più. Mi sa che lui non ci sente però. No, infatti anche secondo me lui non ci A sente, lui non ci sente. scatti, Sentite a senza scatti. telecamera? Sì, No. ora sì, a tratti, un po' sì, un po' no, ora sì. Mi sentite? No. Non mi... C'ho... Sì, ora No, sì. io vi sento sempre Sì, anch'io ho dei cali di rese, sento tutto a tratti. Comunque possiamo dire che il dirigente vi invita a iscrivervi nel nostro istituto. Scegliete una delle nostre migliori scuole, la Carducci, e poi... Bravo. Ecco, voleva dire questo, cioè, intuitiva la cosa, no? Semplice. Ora, ecco, sì, questo è chiaro. Non so Questa è se mi promozione. sentite, o no. Allora, sì, ricordandovi appunto di iscrivere i vostri figli entro il termine, vi volevo precisare per chi non l'avesse fatto, per chi non lo sapesse, che per iscrivere i ragazzi al tempo normale bisogna barrare la voce tempo fino a 30 ore. Questo lo avrete visto sulla domanda di iscrizione. Quindi vi invitiamo a compilare la domanda entro i termini stabiliti. E forse c'è qualcuno che ha fatto qualche altra domanda. Vediamo. Ma io non riesco più a vedere nemmeno la chat a questo punto perché. Lo dico io. Un'ultima domanda: a settembre e a giugno ci sarà la mensa? In caso contrario, si prevede un orario ridotto? Allora, ecco, sì, ora l'ho vista anch'io. A settembre e a giugno ci sarà la mensa. Allora, in genere la mensa finisce gli ultimi giorni di maggio, quindi l'ultima settimana di scuola la mensa non c'è e quindi chiaramente l'orario è ridotto. Le classi escono tutte nel turno antimeridiano, quindi 16:30, 16:30, sì, 12:30, 12:35, 12:40. Così anche come a settembre. In genere la mensa comincia alla fine di settembre. Questo però, insomma, sono accordi che poi prendiamo con il comune ogni anno, quindi per ora non siamo in grado di dirvi in quale giorno comincerà la mensa, però in genere la prima settimana di scuola è senza mensa. Per
Prego. E quindi anche tu. Scusami, Marta, Tiziana. il dirigente dice che ha problemi di linea, ha scritto. Sì, l'ho letto, l'ho letto. Ok, pensavo che non riuscisse a leggere la Sì, chat. no, sì, Ok, ora mi si apre, ora si è riavuta la rete, diciamo così. ok. Perfetto, perfetto. Quindi ricorda che bisogna iscriversi alla Guardare Carducci. l'iscrizione, sì. Non credo volesse dire proprio questo, ma comunque lo diciamo noi, visto che lui non ci sente più, iscrivetevi ragazzi alla Carducci. Vi troverete bene. Poi vengono a cercare te, Tiziana, se non è vero, Certo, la garanzia la metto io, assicuro io tutto. Assicuro tutte le colleghe che sono presenti, le assicuro tutte io una per una. Garantisco. Spedite e assicurate, vai. C'è anche il reso, state tranquilli, d'accordo? C'è anche il reso. Il resto gratuito. La spedizione è gratuita e il reso è gratuito, quindi è un affarone questo, posso Vai, garantire. è sicuro, l'affarone è sicuro, vai. Soddisfatti o rimborsati? Sì. Rimborsate, se non siete soddisfatti ve li ridiamo nuovi. Infatti. Ovviamente, il rimborso è come il figliolo, vi rimborsiamo il figliolo. Glieli ridiamo Certo, il figliolo. piccolini, forse ci starebbero anche. Oddio, Se non avete altre domande, non so se qualcuno ha qualche altra cosa da chiedere. No, non so se il preside riesce a ripristinare un po' il collegamento per salutarvi. Aspetta, mi sta chiamando. Allora, il preside non riesce a riconnettersi, non sente più nulla, non vede più nulla, la linea è proprio bloccata. Quindi, se voi non avete altre domande, io vi saluto, noi vi salutiamo e a presto, perché iscriverete i vostri figli alla Carducci, quindi a presto. Buonasera a tutti, allora. Giusto, ha ragione. Buona serata e arrivederci. Arrivederci. Buonasera, arrivederci. Buonasera, grazie. Buonasera, grazie. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Prego. Ciao. Ciao.